Allora, è stata un'esperienza che non vorrei mai ripetere, veramente pessima a livello economico e soprattutto psicologico per quanto mi riguarda. Ho avuto stamattina un attacco di panico perché non arrivava il mio test e dovevo partire e tornare a casa, visto che non ho una casa a Londra dal 20, che è quando avrei dovuto prendere un volo di ritorno da Gatwick, e invece sono rimasta a piedi. Queste giornate. Allora, noi non abbiamo ricevuto nessuna notizia, indicazione fino a ieri, se non sbaglio. E dal 20 al 23 ci siamo mobilitati su Facebook e siamo riusciti tramite un gruppo a metterci tutti in contatto e a passarci noi le informazioni. Quindi è stato uno scambio di informazioni dal basso che non, probabilmente sarebbe invece dovuto arrivare da qualche altra parte. Allora, io sono stata molto fortunata perché non avevo casa, ma avevo proprio per puro caso le chiavi di casa di una carissima amica, che ringrazio, e mi ha fatto stare da lei, ma ho saputo di mamme che hanno dormito in aeroporto per 3 notti con i figli piccoli. Credo che le informazioni che arrivano dalla Gran Bretagna, non so perché, sono molto distorte la maggior parte delle volte. Si parla di uno scenario apocalittico che in realtà non esiste, per quanto personalmente, insomma, per quello che ho vissuto. Chiaramente la situazione anche lì, come in Italia, al momento non è più sotto controllo come era ad esempio quest'estate, ma non vedo questa grande differenza per una nuova variante. Che chissà quale mutazione, insomma, dovrebbe. Non ho idea perché anche in questo caso mancano ancora delle linee guida precise, quindi è molto difficile organizzarsi. Già è difficile perché siamo in una pandemia, in più appunto manca un punto di riferimento, quindi diventa davvero difficile, soprattutto per noi studenti all'estero, pianificare la nostra vita. Oltretutto a Londra i tamponi costano £200 in media, quindi un altro costo molto elevato che non tutti possono permettersi. E quindi sono riuscita a prenotare un tampone in aeroporto a Heathrow e sono arrivata lì stamattina prima dell'orario a cui avevo prenotato perché era troppo tardi, ma l'ho prenotato comunque per avere, diciamo, un minimo di sicurezza. Ho fatto una fila anch'io, devo dire, all'aperto e anche abbastanza lunga, ma fortunatamente è stata data precedenza a chi era su questo volo all'Italia, quindi siamo riusciti a. Insomma, a farlo in maniera un po' traversa, ma siamo riusciti a farlo in tempo. Io ho ricevuto il mio test alle 11:42, il volo era alle 11:55. Quindi ringrazio pubblicamente Alitalia perché sono stati non solo molto gentili, ma anche molto efficienti e professionali. Io non voglio ovviamente puntare il dito, però non ho sentito nessun punto di riferimento, nessun sostegno. Ci siamo sentiti abbandonati in tutti i modi possibili. Ovviamente durante una pandemia non è una bella sensazione. Io sto a Roma 14 giorni, mi metto al Colosseo. Adesso dovrò prendere un taxi privato, una macchina, non ho manco voglia di guidare. Ragazzi che piangevano perché comunque per un quarto d'ora di differenza di test Covid delle 72 ore, erano passate 72 ore e 10 minuti, non le volevano far partire. Me incluso, mi hanno bloccato per più di un'ora al check-in, non mi volevano far partire. Io devo partire martedì 22, mi hanno cancellato il volo e niente, sono riuscito a partire stamattina.